Sherlock Holmes come non l'avete mai visto. Io avrei usato questo spot 30 anni fa per Piramide di Paura, che là era già una cosa diversa perché in pratica era Sherlock Holmes, però in una scuola che sembrava quella di Harry Potter, però chiamata elementare Watson. Comunque sigla, che è meglio, che è meglio. Adesso sul serio, Sherlock Holmes ce l'hanno tirato in tantissime versioni, ne abbiamo già parlato prima della versione Harry Potter, versione elementare, l'abbiamo già visto in età di cinquantina di anni, come per esempio quella lì con Robert Downey Jr., quella recente. E oggi vediamo appunto quella lì, Mr. Holmes, che è vecchio. La prossima volta cosa ci faranno? Comunque Ian McKellen, conosciutissimo ad Hollywood per Gandalf, X-Men, ma anche per ruoli minori come magari Riccardo III, ma comunque questo attore è anche piuttosto vecchio, già è uno dei pochi attori che è riuscito ad arrivare alla fama a 70 anni, infatti ora ne ha 80 e appunto aveva iniziato nel 69 avendone solo 30 e ora è diventato famosissimo e vedremo un po' cosa ci darà. Parliamo un po' del film in sé. Allora, è bello, non è nulla di che, però neanche tanto brutto, non è di certo il migliore, perché comunque il migliore rimane Piramide di Paura, e la trama comunque è molto originale per essere un film di Sherlock Holmes, appunto è una trama che si svolge su questo Sherlock Holmes anziano che ha un caso irrisolto che l'ha portato a non fare più casi e quando gli ritorna la memoria grazie a questo bambino, allora lui riesce a ricordarsi che quel caso l'aveva risolto, però non se lo ricordava appieno. E questo è un bel espediente, perché appunto ti fa capire molte cose e poi c'è anche una sottotrama cinese bella che non vi svelo, e però il doppiaggio, allora io non è che sono contro il doppiaggio, anzi quello di Gandalf nel Signore degli Anelli lì e anche quello dello Hobbit. Uno, c'era un tizio che non conosco che però poi era morto e quindi nello Hobbit hanno fatto fare il doppiaggio a Gigi Proietti, però in questo Mr. Holmes il doppiaggio riguardante Ian McKellen non funziona bene, soprattutto quando sentirete verso il finale dire le parole "non ne ho idea". Passiamo al pagellino, che comunque è meglio. Voto regia 7, non è nulla di che, ma neanche troppo brutta. Voto attori 9+++. L'attore bambino è bravo, anche ovviamente Ian McKellen. Poi voto sceneggiatura 8, c'è veramente una sceneggiatura ottima, non degna di Tarantino, ma ottima. Voto colonna sonora 8, è bellissima. Voto effetti non posso darli perché non ci sono. Voto principale 8, è davvero un bel film, ve lo consiglio. A proposito, se volete che questo video finisca dopo questo pagellino, vi sbagliate, perché appunto io vi voglio dire una piccola cosa. Ma i titoli li avete finiti per caso?
avete finiti per caso? No, perché, scusatemi, ma Sherlock Holmes, gioco di ombre, Mr. Holmes, piramide di paura, le avventure di Sherlock Holmes, tantissimi titoli validi, tra un po' ci ridurremo all'estremo e faranno Mr. Sherlock Holmes, Sir Mr. Sherlock Holmes, oltre che troveranno tantissime cose e probabilmente faranno che lui si è imbarcato su una DeLorean ed è scattato al 2015. Giove, dobbiamo correre alla DeLorean prima che Biff prenda la macchina e torni indietro nel tempo per dire al Sé del passato dei mondiali di calcio. Cheryl, come sai tutte queste cose? Giove, ma è elementare!